rappresenta un piccolo aiuto per trovarli, soprattutto quelli di Radio Cane, con questi due nomi potranno senz'altro raggiungerli. Io ho un'idea, temo che questi due cani con la macchina siano andati a Cagnette. Ecco, questa è una ipotesi che formulo. Beh, me lo auguro per loro, magari se è così potrebbero anche tornare. Ecco. Potrebbe essere una speranza. Ma sentiamo, perché è molto importante ai fini delle ricerche, gli altri ricordi che Leonardo ha lasciato in macchina e per cui è importante recuperare questa macchina. Non so che ci sono, preservativi allora, usati, Leonardo fazzoletti. Ha tante cose straordinarie, tipo un'agenda fitta dove Leonardo annota, per esempio, i risultati dell'internazionale. Ecco, lui è un tifoso dell'internazionale e dal 61 tutte le domeniche scrive quello che succede in campo. Scrive il risultato, scrive i marcatori, scrive perché l'arbitro non si è comportato bene. Ecco, queste cose sono, diciamo, lui ci tiene tantissimo, le custodisce appunto nella macchina, perché la macchina lui la vive veramente come la Fiat ci ha insegnato, come una casa migliore della casa. Ecco, allora, quindi qui non è soltanto una banale questione di furto, è proprio un fatto importante, affettivo per il signor Leonardo, che si è distratto un attimo, del resto aveva dei bisogni da fare e niente, si è distratto e ha lasciato incustodita la macchina e i cani se ne sono approfittati. Sono cani armati, esatto. Lo ripetiamo, non fumano e soprattutto stanno portando via, perché non sappiamo dove sono, insomma, come rintracciarli, dei ricordi affettivi molto importanti. L'Abre Magique, la lista delle batoste, cioè voglio dire delle partite dell'internazionale dal 61 ad oggi, che mi sembrano davvero due cose importanti. Ma io, a me viene un sospetto, ma non è che la macchina Leonardo l'avesse affidata a lei, lei si è distratta un attimo, chissà che stava facendo, no? No, questa è un'ipotesi che gli inquirenti hanno scartato sin da subito. Ah, ci sono gli inquirenti? sono intervenuti degli inquirenti ascoltando questa trasmissione radiofonica, sono arrivati a qualcosa, in forza degli inquirenti. No, qualcosa serviamo. Vado avanti. Perché sì. Dice, noi inquirenti non ascoltiamo mai Radio Cane, ma ascoltiamo molto volentieri le trasmissioni di Fabio Sebastiani, ecco, di Radio Rete Edicole. No, esatto. è un motivo d'orgoglio, ma io dico, abbiamo una polizia, ma che ci sta a fare se non sente Radio Cane, dove ci sono sempre le notizie di queste cose, insomma, al limite della legge. Qui non succede mai niente su Radio Rete Edicole. Questo è il problema che abbiamo noi servizio d'ordine molto disorganizzato, ecco, molto disordinato. È annoso il problema dell'aggiornamento dei sistemi di informazione della nostra tutela dell'ordine. Senta, Leonardo non c'è, magari a prendersi un caffè in questo momento. Leonardo è sempre chiuso nel suo mutismo. È giusto, è giusto. Io temo che l'Arbre Magique sia, diciamo, una cosa che gli interessa ancora più della macchina e ancora più dei fucili. Tra l'altro sto interpretando i suoi silenzi. Ecco, anche perché non se ne trovano in giro di Arbre Magique, adesso sono stati sostituiti. Sono scomparsi. Come i dinosauri, ecco appunto, e sono stati soppiantati da un nuovo filone, diciamo così, di animali, che sono cani armati, pronti
pronti ad appropriarsi dei ricordi altrui e soprattutto pronti a fottere le cagnette sulle macchine che contengono invece ricordi importanti per il signor Leonardo. Io dico, questo mondo sta andando veramente ad una rivoluzione a 360 gradi, non sappiamo più come prenderlo. Del resto, se ci sono gli inquirenti che non inquirano, la vedo proprio dura, la vedo proprio dura. Eh sì, è un mondo difficile, ma noi insomma abbiamo fiducia ancora nel mondo investigativo, malgrado le prove che ci stanno dando lì per lì. Senta, signor Mario, ma questo Ponte di Ferro che località è? Si è fatto un'idea anche lei di questo Ponte di Ferro? Ponte di Ferro una volta era molto più umano, adesso è molto più cagnesco. Molto più cagnesco, già con questa festa in cui convergono, arrivano miliardi di cani. Eh già, diciamo, hanno perso quell'aspetto umano e si sono avvicinati, non so quanto consapevolmente, a un cannibalismo. Cannibalismo voleva dire? Cannibalismo. Cannibalismo, esatto. Ecco, mi sembrava che l'accento fosse al posto sbagliato. Dunque, allora, signor... Sì, vada, vada, prego. No, volevo a questo punto invitare, visto che le forze dell'ordine ci ascoltano, a dare altre indicazioni. No, la macchina, diciamo, è una Renault 4 rossa, quindi è una macchina, diciamo, piuttosto datata, ma che ancora funziona molto molto bene. E il Leonardo, quando diciamo la descrive, ne parla come di un orologio, utilizzando questo termine antico, ma che descrive la puntualità, la precisione di questa macchina, che diciamo a cui lui è legato soprattutto per via dell'Arbre Magique. Ecco, io mi ricordo una Renault 4 rossa di un mio amico e l'Arbre Magique ce l'aveva sempre lì sul manico del cambio. Voi avete un cambio, la macchina di Leonardo ha un cambio ad ombrello oppure un cambio normale, quello a terra? Ha un cambio ad ombrello, sì. Diciamo che dipende dal tempo. Ah, ecco. Dipende dal tempo. Ma questa lui è una macchina che sta avanti. Certo. È una macchina che sta avanti. Se è così, allora è un modello, diciamo, che non conosco. Entra i box e glielo cambiano in 10 secondi. Certo. Perché questo è un servizio proprio per quelli che hanno la Renault 4 con l'Arbre Magique. Con i tecnici di 50 anni fa. A Ponte di Ferro c'è tutto questo, diciamo, nuovo mondo. Mi è venuta voglia di fare una gita a Ponte di Ferro, lo sa, a vedere tutta questa umanità varia. A maggio per la festa mondiale dell'Arbre Magique. Arbre Magique, lo voglio sottolineare, esauriti. Cioè, che non, quelli che non hanno più nessuna fragranza, non hanno più niente da dire all'umanità. E allora non vengono, quindi non buttate il vostro Arbre Magique esaurito, perché può essere utile a fare questa festa, perché poi insomma ci sono Arbre Magique. Adesso io un progetto dell'illuminata amministrazione di Ponte di Ferro, che loro contano di studiare in futuro, ancora non c'è, però diciamo il dibattito è aperto sull'istituzione di una clinica per Arbre Magique esauriti. C'è una, diciamo, c'è un dibattito in città e ci sono i favorevoli e anche quelli che dicono poi dopo
quando apri questa clinica arrivano gli extracomunitari. Ecco, il problema è che ci sono quelli che la buttano in politica rispetto a questo problema. Ecco, io penso che questa sia davvero un'operazione meritoria. Lo dico perché potrebbe trovar posto in questa clinica un reparto ad hoc anche per le vecchie insalatiere della Moplen, che sono rimaste tutte un po' ferite, hanno delle scheggiature, dei fori, alcune proprio hanno degli squarci che insomma non le sono vecchie e quindi cominciano a mostrare i segni. Allora potremmo fare lì un reparto dedicato alle insalatiere della Moplen. Parlerò con il sindaco di Pontediferro e solleciterò anche questa idea che mi sembra coerente. Eh sì, è molto coerente e soprattutto è molto utile, perché lei si immagini queste insalatiere della Moplen buttate lì, nella cantina, nelle soffitte, che vita grama le aspetta. Non... Ma noi dobbiamo studiare un'economia circolare, come dicono questi Mahatma delle religioni del riuso, no? Sì. Allora studiamo appunto il recupero di insalatiere tossicodipendenti, no? Perché purtroppo il problema della tossicodipendenza per le insalatiere è un problema risaputo, però non si fa abbastanza, perlomeno, per togliere queste insalatiere da quel brutto mondo. No, non si fa abbastanza, devo dire, perché c'è cattiva volontà. C'è cattiva volontà e questo duole dirlo, duole dirlo. Esatto, e bisogna però, come dire, fare un break rispetto a questa cultura dell'indifferenza. Bene, allora io vorrei lanciare un appello, questo sì invece è importante, non quella cazzata dei cani di cui lei ha appena parlato. Vorrei lanciare un appello agli ascoltatori, se avete appunto degli oggetti da salvare, dei ricordi in particolare che in qualche modo non volete lasciare all'usura del tempo e soprattutto della cantina, segnalatelo, perché in località, udite, Pontediferro sta per nascere una clinica degli Habermagique esauriti e sembra che si possa trovare anche il posto alle insalatiere della Moplen, quelle ferite, scheggiate, che hanno dei buchi, insomma un po' usurate. Se avete altre proposte da fare, noi siamo qui e aspettiamo altre candidature. Sì, io sono molto contento e saluto a questo punto, vi saluto perché ho qui gli inquirenti che mi chiedono di seguirli nelle loro diciamo nei loro ragionamenti. Quindi sono arrivati ulteriori inquirenti e quindi dovrò ricominciare a raccontare tutto quello che ho già raccontato però, ai primi inquirenti. Però adesso la cosa è più chiara. Lei ha potuto però fermare alcuni momenti importanti di questa strana storia. Sì. La cosa è più chiara, quindi vedrete che troveremo la macchina, i cani e l'arbre magico. Ecco, torneremo a collegarci quindi con Mario e Leonardo, che sono, lo ricordiamo, all'area di servizio Anagnina, in località Ponte di Ferro, e cercheremo di capire se finalmente sono usciti da questa storia. Grazie ancora, signor Mario, e a risentirci a presto. Grazie a voi.